solo a Roma, forse più di ogni altro, ha ammaliato nel corso dei secoli e in quasi tutte le culture la immaginazione e l'olfatto dei semplici affamati o dei raffinati golosi. L'aroma della carne che arrostisce alla brace, quello che a Buenos Aires e nelle altre città dell'Argentina sale dalle migliaia di parrilla o parrillas, come sono chiamate nella città del tango, i ristoranti specializzati in carne alla brace. Lo stesso aroma che si respira negli asado dei discendenti dei gaucho della sconfinata Pampa o in quelli delle famiglie metropolitane. L'Argentina è un caso unico al mondo, non è esagerato dire che è un paese che si fonda sulla carne e sull'asado, parola che viene da asar, arrostire in spagnolo, sulla brace di carbonio di legna. Asado però è anche il convivio dove si prepara e si consuma la carne alla brace. Criollo è uno dei termini con i quali si definisce quello che un tempo era il gaucho, o più propriamente il paesano che lavorava e lavora nelle fattorie o nei grandi allevamenti bovini o ovini. L'Argentina rimane di gran lunga il paese con il più alto consumo di carne bovina al mondo. In termini culinari, l'asado è formato dalla cosiddetta parrillada, che include una serie di tagli di carne, più alcune frattaglie, achuras, salsicce di varia dimensione, inclusi chorizo, e la morcilla, la salsiccia di sangue.